Grazie Presidente. Colleghi, io voglio ricordare in quest'Aula che Virgilio, tra il 29 a.C. e il 19 a.C., fa dire a Enea, che è il progenitore del popolo romano, quod genus hoc hominum, che razza di uomini è questa, o quale patria così barbara permette simile usanza, ci negano il rifiuto della sabbia, dichiarano guerra e ci vietano di fermarci sulla terra più vicina. Se disprezzate il genere umano, temete almeno gli dèi. Lo diceva Enea 2000 anni fa, e noi rinneghiamo addirittura anche in chiave simbolica, e meno male ci richiamiamo al concetto di patria, un principio di solidarietà universale, quello dell'accoglienza. Dobbiamo vergognarci in quest'Aula per questo motivo. In questo ordine del giorno, peraltro, io riaffermo con forza che la salute viaggia senza passaporto. Noi chiediamo a chi viene accolto di garantirgli il diritto fondamentale alla salute, di garantirgli l'articolo 32 della nostra Costituzione. E voi lo negate. Guardate, l'articolo 32 parla di un diritto fondamentale da garantire agli individui, non da garantire ai cittadini. È un diritto universale, non va discusso. Un altro elemento che noi chiediamo in questa mozione è di sostenere chi aiuta i profughi. Guardate, chi aiuta i profughi si trova di fronte soggetti massacrati, torturati, mutilati, con mutilazioni genitali importanti. Vanno sostenuti gli psicologi, i vigili del fuoco, i volontari, con corsi di formazione, con una preparazione specifica, perché loro stessi sono soggetti a degli stress, a degli shock traumatici incredibili nel vedere queste situazioni. Mi meraviglia che possiate votare contro a un ordine del giorno come questo.